Dedicata proprio a voi. Oggi è una puntata speciale, vero Franci? Sì, oggi ahimè è l'ultima puntata che passeremo con voi. Però, come vi abbiamo anticipato domenica, oggi la passeremo insieme tutti 45 minuti, vero? Sì, proprio così. Sarà una puntata dedicata interamente a voi. Passeremo tutto quanto il tempo insieme a voi e abbiamo tantissimi spunti, tantissime storie, tantissime curiosità, tantissimi lavoretti da proporvi. Insomma, è proprio una puntata speciale. Come vi abbiamo detto domenica, ci sarebbe piaciuto iniziare da un libro un po' particolare, vero Franci? Te lo ricordi? Sì, quel libro che mi avevi parlato, quel libro che parla di storie antiche, tessuti un po' misteriosi, sì, vero? Che arrivano da tutti i paesi del mondo. Ebbene sì, è proprio il libro dal titolo La fabbrica dei sogni di stoffa. E sì, perché lo sapete bambini, le stoffe sono proprio particolari. Dentro ogni stoffa c'è una storia raccontata, perché le stoffe non servono solo per proteggerci e per scaldarci, servono anche per adornare per esempio il corpo, oppure raccontano qualcosa della società in cui noi viviamo. No, Franci, sei d'accordo? Proprio così, tante volte le stoffe, soprattutto in antichità, dimostravano anche quando una persona fosse potente. Pensiamo ai mantelli dei re. È vero, hai ragione Franci, oppure a tutti i vestiti degli indiani, come erano, sì, particolari, con quelle piume, con quelle perline attaccate. Insomma, le stoffe possono raccontare tante storie ed è proprio per questo che noi abbiamo scelto questo libro, un libro un po' magico che racconta delle storie di popoli lontani nello spazio ma anche nel tempo, vero? Sì, proprio così. E allora non ci resta che girare la pagina del libro e iniziare a raccontarvi una delle tante storie. Abbiamo scelto quella storia che arriva da le Hawaii, un paese lontanissimo, o meglio delle isole bellissime dove il mare è davvero stupendo. E la storia che noi vi racconteremo si intitola Il mantello di piume. Esattamente proprio così, Franci, il mantello di piume. Chissà quali sono i segreti nascosti dietro i tessuti hawaiani. Allora non ci resta che scoprirlo e quindi siamo pronti? A iniziare questo viaggio? 3, 2, 1, che la storia abbia inizio! Lontano, nel sud del Pacifico, c'è una piccola isola di Maui. Qui abita un uomo di nome Eleio. Eleio è un uomo speciale per diverse ragioni. Prima cosa, è un uomo super veloce. E per seconda cosa, poteva vedere il mondo segreto degli spiriti. Aveva inoltre il dono della guarigione. Preparava infatti medicamenti ricavati dalle piante e si diceva che ne avesse la capacità di resuscitare i morti. Eleio lavorava all'epoca per un signore, il re di Maui. Questo signore un giorno gli chiese di andare a trovare un paese lontanissimo e di procurarsi la radice di cava, che si trovava solo in questo paese lontano di nome Hana. Eleio partì nella fitta foresta oscura. Improvvisamente però si accorse che c'era una donna di fronte a lui, non una donna come tutte le altre, la donna più bella del mondo. Aveva i capelli lunghi, lunghi e neri e il suo viso era fresco e radioso come la luna. La donna guardò Eleio per un istante e poi scomparve nella foresta. Così
Eleio, ammaliato dalla sua bellezza, anziché continuare il percorso per trovare la radice che gli aveva chiesto il signore di Maui, corse dietro la donna più bella del mondo. La donna, a un certo punto, si fermò ed era arrivata a Hala Manualoa, un piccolo paesino lontano dalla città dove viveva Eleio. Eleio la raggiunse. La donna si girò verso di lui e gli gridò: Eleio, Eleio, io non appartengo più da tempo a questo mondo, sono uno spirito ed ora la mia dimora è questa torre qui alle mie spalle. Eleio rispose: Ah, capisco, sono uno spirito. Poteva andare così veloce e scapparmi, esclamò sorridendo Eleio. La donna gli sorrise a sua volta e disse: Sì, ho voluto divertirmi un po', ma ora sì, mio amico, perché mi sento tanto sola e ho un po' di paura. Eleio e lo spirito della donna più bella del mondo, dal nome Canicani Aula, iniziarono a parlare e raccontarsi le loro vite. Canicani Aula gli raccontò che prima di morire lei stava intessendo il mantello più bello al mondo, fatto con tantissime piume colorate. Così ad Eleio venne un'idea. Corse dalla famiglia di Canicani Aula e ordinò loro di organizzare una grande festa, di decorare il pergolato con i fiori più belli e profumati dell'intera isola e di attendere fiduciosi il suo ritorno. Eleio così tornò a prendere lo spirito di Canicani Aula e insieme andarono dalla famiglia della giovane ragazza. Qui iniziò una grande festa. Eleio teneva per mano lo spirito di Canicani Aula e a un certo punto iniziò con una voce tanto sottile a fare delle invocazioni. Quando queste cessarono, i familiari di Canicani Aula guardarono verso l'alto e videro la giovane, bella, bellissima Canicani Aula correre verso di loro, radiosa e sorridente. Eleio aveva fatto l'ennesima magia. Aveva riportato in vita la più bella ragazza dell'isola. Tutti piansero di gioia e la giovane fu condotta dal sacerdote dell'isola per la cerimonia di purificazione. La sera stessa la festa continuò, c'era cibo in abbondanza, canti e balli. Dopo la festa, il mantello di piume, che finalmente era concluso, fu donato proprio ad Eleio. E il padre di Canicani Aula aggiunse: Prendi la giovane Canicani Aula come tua moglie, si vede che siete innamorati. Eleio guardò la giovane, la più bella fanciulla che avesse mai visto. Poi, ammirando il magnifico dono che gli era stato fatto, ovvero il mantello più bello del mondo dalle piume tanto colorate, rispose: Canicani Aula merita un uovo di ben più alto lignaggio. Se volete fidarvi ancora una volta di me, io la porterò dal mio signore. Sono sicuro che egli saprà apprezzare la sua bellezza e le sue doti, facendone così la più bella e famosa regina di tutta Maui. Eleio si voltò verso Canicani Aula e disse: Prendi tutte le tue cose che partiamo per la corte del re. Tutta la famiglia era davvero felice di sapere che presto la bella Canicani Aula sarebbe diventata la regina dell'intera isola. Un po' meno felice era la bella ragazza, perché lei era innamorata del suo salvatore, Eleio. Intanto i due si misero in cammino e presto arrivarono presso la corte del re. Quindi Eleio portò Canicani Aula al cospetto del re per fargliela conoscere, in modo tale che i due potessero innamorarsi e sposarsi. Ma il re si accorse appunto che Canicani Aula era perdutamente innamorata del giovane e splendente Eleio.
e così decise di organizzare loro il più grande e spettacolare matrimonio di tutta l'isola. Fu così che Eleio e Canicani Aula si sposarono e vissero tantissimissimi anni felici e innamorati presso la corte del re. E pensate, bambini, che il mantello, così tanto bello e con tantissime piume colorate, fu regalato al re di Maui, proprio perché aveva organizzato loro il più grande e più bel matrimonio di sempre. Quindi, se per caso andate alle isole Hawaii, andate a cercarlo il più grande e più bel mantello del mondo e poi magari mandateci anche le foto. Questa storia, ragazzi, è finita. Non allontanatevi troppo, perché ora continuiamo con tante altre curiosità proprio per voi. Ciao! No place I'd rather be, lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon, flying by on a Hawaiian roller coaster. Abiki biki mai rohi rohi, bi in la lo lo la la la. La la la, ita la na na. Heady heady, my tato head. There's no place I'd rather be. On Golden Sand is where I lay. I play till the sun sets beyond the horizon. It's time to try the Hawaiian roller coaster. Shake a shotgun, over and over again, no biggie brava. Cutting in, cutting up, cutting back, cutting out. Right side, back side, do the footy right round. Let's get jumping, surf's up and pumping. Coasting with the motion of the ocean. Whirlpool swirling, cascading, twirling. Mamma, sono in campeggio con un pazzo criminale. E che altro? Ah sì, un mostro mi ha masticato la testa. Un momento, qualcosa non funziona. 626 torna spontaneamente in acqua. Oh, mamma, ho un'altra chiamata. Signor Blakely, lei è in ritardo. Voglio subito un rapporto. Oh beh, va tutto alla grande. Non sa nuotare. Sì che va alla grande. Giumba, va alla grande, no? Perché rischiare di affogare? Giumba, Giumba, mi dia una mano. Dovreste essere già tornati in compagnia di 626, non è così? Dobbiamo solo finire di fare le valigie e che altro? Ci metteremo... Riattacca. Andiamo a fare bagno, eh? Ah! There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Wow, Sara, la storia che Benna mi ha letto è fantastica. Mi piacerebbe anche a me correre velocissimo a una velocità supersonica come Eleio. E invece pensa, Francesca, a me piacerebbe tantissimo avere il fantastico mantello che hanno creato loro, perché deve essere davvero davvero stupendo. E effettivamente io ho visto una foto ed è spettacolare, con dei colori super super allegri.
Veramente, sono stati fortunatissimi Eleio e Canicani Aula ad incontrarsi e a innamorarsi. Che bella storia, non pensi? Sono bellissime le storie d'amore. Hai ragione. Sono così amorose. È vero, hai proprio ragione. E sapete adesso, bimbi, che cosa vi proponiamo io e Francesca? Di fare anche voi un mantello a casa. È molto molto semplice e sicuramente molto divertente. Basta prendere tante stoffe diverse, magari chiedere alla nonna qualche bottone e qualche perlina e attaccare tutto con della colla e vedrete che diventerà una stoffa bellissima. Potreste anche inventare una storia, no Franci? Sì, un mantello che vi rappresenti, che rappresenti le vostre passioni. Può essere dedicato alla musica, al calcio, a proprio quello che più preferite. Quindi prendete tutte le stoffe, anche se sono di colori differenti, di materiale diverso, non c'è problema. Chiedete appunto alla nonna, alla mamma o a chiunque bottoni, materiale da attaccare e costruite il mantello che più vi piace, più vi rappresenta. Noi come sempre aspettiamo le fotografie oppure anche il disegno del mantello che avete preparato a veranowebradio@gmail.com. Aspettiamo tantissime foto. Ciao! Abbiamo promesso, è arrivato il momento di Curiosando! Il Curiosando di oggi è dedicato interamente alla musica, o meglio a delle rockstar super mega leggendarie! Davvero, non vedo l'ora di approfondire su qualche rockstar. Qui sono, e quante sono le rockstar, Francesca, secondo te? Beh, le rockstar sono veramente tantissime. Poi per rockstar non si intende solamente chi fa musica rock.
Può fare anche musica pop o musica rap. Hai proprio ragione, effettivamente sono tantissimi. Dobbiamo un po' riorganizzare le idee e capire di chi parlare, perché si potrebbe parlare di, non so, Michael Jackson, oppure Bob Dylan, oppure addirittura Vasco Rossi, perché non dimentichiamolo, è conosciuto davvero in tutto il mondo. Ma vogliamo parlare di Nirvana? Degli U2? Oppure della super regina Madonna! Ma io Francesca veramente, Madonna, con lei sono cresciuta. Io la trovo davvero una donna super e ha un sacco di energia. È vero, è sempre attiva, balla benissimo, ha dei vestiti superbi. Super, super Francesca. Vabbè, tu chi vorresti studiare, approfondire e quindi poi raccontare ai nostri ascoltatori? Beh, se tu scegli una super donna come Madonna, io sceglierò un super gruppo. Potrei, dato che Madonna è una regina, fare i Queen. Super idea, Francesca, benissimo. Allora, adesso io vado a cercare tutte le informazioni su Madonna e tu sui Queen e poi ci ritroviamo qui a raccontarle a tutti i nostri ascoltatori. Cosa ne pensi? Che sono partita! Sara, ho veramente scoperto tante informazioni sui Queen all'interno di questo libro sulle rockstar leggendarie. La loro è veramente una storia unica, da film. Si sono incontrati nel 1970, anno di fondazione della band. Si sono conosciuti al Kensington Market di Londra, uno di quei tanti mercatini dell'usato della città. Direi che ti posso ora presentare questa band. Al basso abbiamo John Deacon, alla batteria Roger Taylor, alla chitarra Brian Main, cantante frontman del gruppo è lui, Freddie Mercury. I Queen sono un gruppo, una band fuori dal comune, infatti sono una band di cervelloni. Roger è laureato in biologia, John in ingegneria, Freddie in grafica design, Brian in fisica e addirittura un dottorato in astrofisica. Sono veramente dei cervelloni. Nel 73 esce il loro primo brano musicale. Purtroppo, sai Sara, non ottiene il successo che loro si aspettano, non riesce a scalare subito le classifiche e doveva essere il loro biglietto da visita. Infatti si chiama Queen come il nome della band. Questo nome è stato scelto proprio da Freddie Mercury perché doveva esprimere la maestosità della loro musica e Freddie Mercury disegnò anche il loro logo, che rappresenta una corona reale
circondata dai simboli dei segni zodiacali di tutti i membri del gruppo, sovrastata da una fenice che è simbolo di immortalità. Ed è andata proprio così, Sara. Sai, questo gruppo qua è immortale all'interno della cultura inglese e all'interno della musica rock. Loro hanno inventato un genere musicale, il genere Queen. Pensa, i Queen sono stati premiati per il loro contributo alla musica inglese, veramente un riconoscimento unico. E pensa anche, Sara, loro hanno il fan club rock più duraturo al mondo. Direi che è giunto il momento delle top 5, le canzoni più celebri dei Queen. Al primo posto abbiamo Bohemian Rhapsody, uscita nel 75. Devi sapere che questo brano musicale è stato veramente un esperimento che nessuno ci credeva, al di fuori ovviamente dei Queen, e fu lo stesso Freddie Mercury a idearlo. Lui decise di unire la musica da camera, ovvero la musica lirica, con la musica rock. Sara, è un po' come mettere, non lo so, l'ananas sulla pizza. Nessuno metterebbe mai l'ananas sulla pizza, però se la mangi è veramente buonissima, perché quel sapore agrodolce. E Bohemian Rhapsody fu veramente un capolavoro. Pensa che nessuno dei discografici ci credeva, perché era troppo lunga, troppo lunga, ed era una cosa veramente impensabile, ma fu veramente un grande successo. Il pubblico, i loro fan l'adorarono. Devi sapere che Freddie Mercury è veramente una persona eccentrica, stravagante, non so come definirla, non esiste un aggettivo che possa definire una persona così, da una che ha un'esplosività creativa del suo calibro. Vabbè, torniamo alla nostra top 5. Al secondo posto troviamo Somebody to Love del 76, al terzo We Are the Champion del 77, Another One Bites the Dust al quarto posto, uscita nel 1980, e al quinto posto troviamo I Want to Break Free, uscita nel 1984. I Want to Break Free significa voglio essere libero, e potremmo dire che esprime esattamente il sentimento di questo gruppo musicale, la volontà di essere liberi, di volare alto, di sovvertire qualunque schema musicale, societario, sovvertire i pregiudizi, voler essere liberi da tutto e da tutti, per essere se stessi. Sara, pensa che loro partecipano al più grande concerto benefico della storia. Sto parlando del Live Day. Il Live Day ebbe luogo nello stadio di Wembley il 13 luglio dell'85, e fu appunto un concerto benefico a cui parteciparono tutti i maggiori artisti internazionali, e serviva per raccogliere fondi per una malattia veramente grave, che era la DS, che si conosceva ancora da poco, ma tutti i cantanti si unirono per riuscire a raccogliere fondi per combattere questo grande male. Anche Freddie Mercury e Queen parteciparono. Infatti Freddie riempì lo spazio con la sua magia dei movimenti. Lui sapeva usare il microfono come un vero scettro. Lui è veramente il re del palcoscenico, infatti è famoso per i suoi costumi. Lui ha delle bellissime giacche, Sara, tutte quante colorate, che tutti quanti vorremmo avere. Ma torniamo al Live Day. Qui Freddie Mercury fece una cosa veramente unica, che è passata alla storia, e fece diventare il Live Day il concerto più famoso di tutti i tempi. Ebbene sì, Freddie Mercury iniziò a duettare con la folla, e questa folla diventò un'unica voce. Fu
veramente un momento unico, un momento magico, un momento che fu veramente l'emblema di questo grande concerto. Perciò, Sara, ti voglio portare al Live Day, perché non ci sono parole per esprimere questo grande momento. Sei pronta? Direi 1, 2, 3, Live Day! Sara, che fortuna, siamo proprio arrivati nel momento in cui Freddie Mercury duetta con il gruppo e con tutto quanto il pubblico. Sara, che momento magico, che momento unico, hai sentito la grande potenza, è la prima volta che succedeva nella storia una roba del genere, veramente di grande potenza e impatto, ho ancora la pelle d'oca e vedo che anche tu ce l'hai. Beh, che dire, vi lascio con questa frase: Freddie Mercury, con il suo carisma, è stato veramente il frontman più grande della storia del rock e penso che sia veramente un'impresa impossibile riuscire ad eguagliarlo. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, School Rocks, School Rocks, Rocks, Rocks. Sveglia, è ora di imparare ad imparare. Non c'è un maestro solo che lo possa insegnare, perché un solo maestro da un punto di vista, e per vedere il resto te ne serve una lista. Ti serve un matematico per non dare i numeri, aggiungici un filosofo per pensieri effimeri, sommaci uno storico che dica com'è andata, e un fisico quantistico che dia un'accelerata. Data una rata prepagata, quanto costa una telefonata alla fidanzata. Comincia con Vasco una splendida giornata e termina con Kante la notte stellata. Giocare col sapere fa provare piacere, può far superare barriere, ma occorre la parola che a sentirla fa paura. Tratteniamo il fiato, cultura. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, School Rocks, School Rocks, Rocks, Rocks. Finalmente lo studio ti svaga, partendo da Platone arrivando a Lady Gaga. La conoscenza paga, talvolta in contanti, raga, con tanti saluti a quegli ignoranti. Ciao, ciao, devo andare, ho da fare, dov'è il telecomando che oggi devo ripassare? Un telegiornale, due grandi fratelli, e domani vado volontario su Machiavelli. Da Pirandello a Stendhal, caccia al tesoro per trovare la verità. Dov'è, cos'è, come possa cambiare, rimanendo inalterata e restando realtà. Qua mi basta un momento e m'ambiento, mi piace, commento e condivido l'elemento. Si parte da uno per essere più di cento, e se parto da un libro vedrai cosa divento. Perché School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, School Rocks, School Rocks, Rocks, Rocks. Ungaretti, Jovanotti, Marinetti, Luigi Ciotti, Giorgio Gaber, Heidegger, Ugo Foscolo, Mick Jagger, Aristotele, Voltaire, Alighieri, Tokyo Hotel, Darwin, Goethe, Rabelais, Schopenhauer, 883, Karl Marx, Karl Popper, Groucho Marx, Harry Potter, Unwell, Diderot,
Wittgenstein, Luna Po. Come vi avevo promesso, sono andata a cercare delle informazioni riguardo alla super rock star Madonna e ne ho scoperte davvero tante. Per prima cosa, Madonna nasce il 16 agosto del 1958, ha origini italiane ma nasce negli Stati Uniti. Il suo nome intero è Madonna Louise Veronica Ciccone. È alta poco più di me, pensate 1,60 m circa, ha due occhi verdi e dei capelli super biondi. I suoi capelli sono uno dei suoi segni particolari, oltre a un look originale un po' stravagante e degli accessori davvero bizzarri. Pensate, Madonna come attrice ha vinto più volte il premio per la peggiore interpretazione, ma finalmente nel 1997 ha conquistato il prestigioso Golden Globe come miglior attrice per il musical Evita. Nel 2008 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2009 ha donato tantissimi soldi all'Aquila dopo il terremoto perché si potesse ricostruire la città. E nel 2013 ha tenuto un discorso contro l'omofobia e contro la violenza sulle donne. Quindi, oltre a essere una super cantante, una super rockstar, una super artista, è anche una super donna impegnata nel sociale. Ha conquistato una certa posizione come artista, ma è sicuramente frutto del suo duro lavoro e i traguardi che ha raggiunto sono solo il risultato di grande fatica e impegno. Pensate, Madonna non era nessuno fino al 1977. Era una sera, nel 1977 appunto, era a New York e a un certo punto il DJ stava per cambiare canzone quando questa ragazzetta bionda gli passa una piccola cassettina. Il DJ si fida, mette su questa cassetta ed è subito magia. Insomma, Madonna colpisce subito nel segno, tutta la pista si scatena perché era davvero difficile non farsi trascinare dal ritmo e dalla sua fresca melodia. Tutti comprendono che quella ragazzetta con quei capelli super biondi avrebbe fatto davvero tantissima strada ed è proprio così. È infatti il 1978 quando si trasferisce da Detroit a New York. Qua inizia a seguire delle lezioni serratissime di danza e inizia a fare dei piccoli spettacoli in piccoli teatri. Ma Madonna non si accontenta, non è una ragazza che si accontenta di nulla, lei voleva conquistare non solo New York, non solo l'America, ma il mondo intero. Prova e riprova e finalmente arriva il momento giusto, è il 1982, quando lei firma il contratto con il suo nuovo manager che la farà diventare la super rockstar di tutti i tempi. Infatti nel 1983 esce il suo primo album che non solo conquista gli interi Stati Uniti ma conquista, esattamente come voleva lei, tutto il mondo. Lei non si accontenta del successo ottenuto e quindi inizia a lavorare sodo. È così che esce un disco famosissimo dal titolo Like a Virgin. È proprio con questa canzone, con questo album, che lei fa capire di avere una marcia in più. Lei presenta sonorità e look diversi e dimostra di essere davvero una super regina. Il legame tra la musica e l'immagine per Madonna diventa sempre più stretto e sempre più stravagante. Ed sarà questa la sua arma vincente. Non è soddisfatta di essere una delle più famose cantanti al mondo e quindi cosa fa? Si lancia anche nell'imprenditoria. Mentre i suoi dischi infatti vendono in tutto il mondo milioni di copie, scrive libri per bambini, fonda un'etichetta discografica, fa dei film come attrice e come regista, lancia delle linee di abbigliamento, colleziona quadri di artisti noti e continua a incantare con degli show
pazzeschi tutto il mondo. I suoi concerti sono esplosioni non solo di suoni, canzoni, coreografie, ma anche di luci, balli e vestiti super stravaganti. Vince innumerevoli premi e anche nei momenti bui o quando il tempo che passa sembra avere la meglio, sa rilanciare se stessa e la sua intera carriera. Inoltre dona moltissime delle sue ricchezze in beneficenza, come vi ho detto prima, anche nel 2009 ha donato tantissimi soldi all'Aquila. In Malawi poi la sua organizzazione costruisce delle scuole e degli ospedali per chi ne ha bisogno, per i più piccolini in difficoltà. Con determinazione e tanta disciplina, Madonna ha creato intorno a sé un grande impero, diventando una delle più famose star femminili al mondo. Ha mostrato a tutti quanto possano essere infinite le capacità e le possibilità di un artista e di una donna come lei. Quindi, complimenti, davvero tantissimi complimenti a Madonna, che è riuscita in qualsiasi dei suoi desideri. Ora ragazzi, siamo arrivati alla fine, quindi il momento credo più difficile di questo mese e mezzo passato insieme. È arrivata la fine della puntata, ma è arrivata anche la fine di un percorso che abbiamo fatto insieme, fatto di risate, di storie, di curiosando, di divertimento e di novità. Insomma, veramente un percorso in cui abbiamo condiviso tanto insieme. Grazie a voi per averci ascoltato e per averci tenuto compagnia. Grazie a Francesca, che è stata la mia collega in questa avventura un po' matta in cui ci siamo lanciate. Insomma, davvero grazie a tutti. Grazie anche ad Andrea Parodi e a Valeria che ci hanno permesso di iniziare questa avventura, insomma. Io mi rilancio ai ringraziamenti Sara, anch'io ringrazio Valeria e Parodi per averci chiamato a fare questa bellissima avventura. Come dice Sara, anche un po' pazza, però io mi sono tanto divertita con Sara, che è stata la mia compagna in questo viaggio, dove abbiamo scoperto tante cose nuove e speriamo di avere anche con voi fatto scoprire tante novità e curiosità e vi arricchito anche un po' la vostra conoscenza. Noi vi aspettiamo qui in biblioteca, dove direi che siamo sommersi di libri, Sara, perché noi ci piacciono. Come vi abbiamo fatto vedere, come vi abbiamo mostrato anche nei video, davvero qua ce ne sono tantissimi, quindi davvero venite a trovarci e per noi sarà un vero piacere cercare di soddisfare ogni vostro interesse, ogni vostra voglia. E non nascondiamo che ci dispiace un po' abbandonare questa esperienza, perché per quanto possa essere stata difficile all'inizio, vero Franci? Sì. Quante registrazioni abbiamo buttato? Un po'. È stato difficile ingranare nel modo corretto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E quindi niente, siamo proprio arrivati al momento finale. Al capolinea, direi. Alla nostra fermata, direi che dobbiamo scendere da questo treno, da questo viaggio. Esatto. E niente, quindi ciao a tutti bambini, anzi arrivederci e veramente vi aspettiamo in biblioteca. Venite a trovarci. Ciao. Ciao ciao. Ciao, 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 vederti è molto speciale, ciao, 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 ti voglio salutare, ciao, 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 ciao. Quando esco dalla scuola, alla mamma voglio abbracciare, sul portale lei mi aspetta, un bel bacio le voglio dare, ciao, agitando le mani, con un bacio e un abbraccio, ciao. Dico ti amo, presto ci vedremo. Ciao, 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 ciao. Ti voglio salutare, ciao, 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 ciao. Vederti è molto speciale, ciao, 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 ciao. Ti voglio salutare, ciao, 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 ciao. Arrivo in parco e ci sono per giocare, da
mi muovo, tutti girano verso me. Ciao, e io saltellando ti saluto da lontano. Ciao, e con un sorriso addio e da presto.